Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a trattare un argomento molto dibattuto all'interno della community di FIFA, ovvero quello che può essere il vantaggio relativo all'avere una buona squadra o quello relativo ad avere una buona connessione. Direi di partire innanzitutto dal tema squadra, che è sicuramente uno dei temi più dibattuti all'interno della community di FIFA, questo perché spesso e volentieri si va a muovere una critica a qualcuno che va ad utilizzare dei FIFA Points per poter andare a massimizzare la sua squadra e magari ottenere un vantaggio sui propri avversari. Innanzitutto vorrei fare una grossa premessa, che credo non ci sia nulla di male nell'andare a utilizzare parte del proprio denaro. Ad esempio per l'acquisto di FIFA Points. Ci sono tante passioni al mondo che possono essere ad esempio il collezionare francobolli, macchinine, questo, quell'altro, eccetera. E credo che, insomma, come sia una passione quella, magari è la passione per i videogiochi e di conseguenza la voglia di voler avere dei giocatori forti per provarli e per potersi divertire con essi. Così come non trovo nulla di male che un giocatore professionista vada ad investire parte del suo denaro, e attenzione, ho utilizzato proprio la parola investimento non a caso, perché è un investimento che va a fare, in quanto avendo una squadra forte avrà la possibilità di magari andarsi a qualificare a tornei dal vivo che gli permettono sia di rientrare delle spese fatte, sia di poter guadagnare qualcosa. Dunque, per quanto riguarda quindi il discorso community, io credo che spesso e volentieri l'attenzione che viene data al tema squadra sia troppo più grande rispetto a quella che in realtà meriterebbe. Adesso vi spiego il perché. Secondo me bisogna andare a operare delle precisazioni a seconda del campo del quale ci si va a appunto occupare. Ad esempio, in Weekend League. A mio modesto parere, in una scala da 1 a 10, la squadra conta 5. Questo perché? Perché nella maggior parte dei casi i Weekend League si beccano comunque giocatori che sono o comunque più scarsi o con la quale ce la si può giocare o beccate appunto quel giocatore forte forte, magari il pro player, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le prime due categorie di giocatori, se siete più forti, anche con una squadra che è mediocre, voi riuscite tranquillamente a portarvi a casa la vittoria. E questo è un esempio lampante. Ad esempio, in quelli che sono i vari Road to Glory che voi stessi avete potuto magari iniziare, o che magari vedete fare a pro player che vanno a vincere partite con squadrette contro dei veri e propri squadroni. La tematica si fa un po' più complicata e attuale quando andate a beccare giocatori con squadroni che sono o del vostro stesso livello o di un livello superiore. E allora lì magari la squadra si fa sentire, perché un conto è avere davanti un bel header che per quanto forte e per quanto finalizzatore i gol li fa. È un conto è avere Eusebio, che è un cecchino infallibile, che magari si può inventare anche il gol da fuori area e tirare fuori il coniglio dal cilindro che può valere i 3 punti anche se magari si è giocato un po' male. Quindi, per quanto riguarda il discorso Weekend League, io credo che appunto l'unico caso in cui la squadra conti è quando beccate un giocatore del vostro livello o più forte con uno squadrone, nel quale lì è richiesta veramente un'impresa. Per quanto riguarda il vero fattore determinante per far sì che la squadra possa essere considerata un fattore molto molto importante è il tema qualifiche per gli eventi live, quindi diciamo un tema che va a toccare quelli che sono giocatori professionisti o giocatori competitivi che comunque cercano di arrivare ai live event. Lì in una scala da 1 a 10 per me la squadra conta 8 se non 9. Perché io credo che non ci siano casi verificati nella storia di squadrette che sono riuscite nell'impresa di portarsi a casa a contro pro player delle partite, addirittura delle qualifiche. Anzi, ricordo solamente un caso l'anno scorso, durante il torneo della eChampions League. Il pro player di Xbox Rafsu, che andò ad affrontare le qualifiche sul torneo esclusivo PlayStation, dunque su Play, veramente con una squadretta, raga, 1 milione, 1 milione e mezzo di squadre, riuscì a qualificarsi tra i migliori 64 e andò poi a fare l'evento a Manchester, addirittura arrivò nei migliori 8,
Sì, i migliori 8 che riuscirono a... o 16, no, migliori 16 che riuscirono ad arrivare a giocarsi addirittura poi le fasi finali a Madrid prima di Liverpool, Tottenham di Champions League. Quindi, per quanto riguarda il tema squadra, quello che è il mio pensiero, è questo. Per quanto riguarda invece l'argomento connessione, lì, il discorso da fare è un po' più articolato. Questo perché a FIFA, a mio modesto modo di vedere, si può giocare con una connessione anche, tra virgolette, mediocre. E per mediocre intendo il fatto che io fino a FIFA 18 giocavo con una connessione che era una 7 megatiscali, quindi una roba abbastanza così, ma con la quale insomma riuscivo comunque a togliermi le mie soddisfazioni. Abbiamo poi l'esempio del buon Dagnolf che nonostante si faccia il fegato amaro con il suo Eolo, riesce a ottenere anche lui ottimi risultati. Ricorderete l'anno scorso le qualifiche che ha ottenuto giocando da casa e dominandole. Quello che invece è il tema più importante in materia di connessione è il discorso dei server, perché quante volte vi sarà capitato di giocare contro un tedesco, un francese, un inglese, avere quella sensazione di onnipotenza e di sentirvi sempre aggrediti un secondo prima dall'avversario? Questo dipende dal fatto che i server in Europa si trovano a Francoforte e di conseguenza loro, essendo più vicini, ovviamente ne traggono un vantaggio. Ma anche lì non bisogna mai gettare la spugna, mai cercare di arrendersi e trovare delle scuse perché insomma non sono onnipotenti e possono essere battuti anche quelli che di media hanno comunque un gameplay che è sempre abbastanza pulito. Certo, poi il tema fondamentale in ottica connessione è quello relativo al ping, quindi è quello più che altro che va tenuto sott'occhio. Poi è chiaro, ragazzi, se avete una gigabit, le possibilità di avere un gameplay migliore rispetto a chi c'ha una 20 mega sono alte, ma non vi nascondo che io ho anche esempi di persone che hanno anche 100 mega, 200 mega e anche gigabit che hanno un ping tra il 50 e il 60, me compreso. Io ho una 100 mega e ogni partita non pingo meno di 45-50. Ma nonostante ciò non mi demoralizzo e cerco di buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di portare a casa ogni partita. Quindi, per quanto riguarda l'analisi di questi due argomenti, ragà, è tutto. Spero di avervi dato, insomma, una linea guida su come affrontarli, senza affrontarli appunto in maniera distruttiva ma costruttiva. Nulla, io vi do appuntamento ogni giorno in live su Twitch dalle 12 alle 16 e per questo video è tutto. Un salutone, ragà.